Ti sento scattoso adesso. Ah sì? Allora adesso bene. Esaminiamo lo scavo. Dobbiamo addentrarci in questo scavo. Qui c'è un mega trivellone. Non si torna più indietro. Pezzi di roba marciulenta. Martello tuono, inceneritore al plasma, fucile di precisione Requiem. Ma sai che spada a catena. Teniamo la spada a catena. Niente, basta. C'è per ricaricare le munizie? No, non c'è niente qua. Se faccio alle hop. Boh. Bravo Maverick, tu sì che sai spostare le robe. In queste due serate di guerra martello sono rimaste in religioso silenzio a godere le scene. Che voglia di prendere la spada sega e affettare come un salumiere impazzito a destra manca, come se non ci fosse un domani, vero? Vero, vero. Il feeling è ottimo, eh. Il feeling è ottimo. Eccoci, oh. Buonasera, signori! Il pistonazzo è qualcosa di veramente figo. Ok. Uè. Azzà. Molto bene. Due. Che fastidio mi danno i cecchini. Vado da Gino Pippo. Azzaccagna. Wow, aperto così. Mamma mia, che buon tempo. Che buon tempo. Ci sono le munizie. Prendiamo le munizie. Qui? Ah, dobbiamo aprire il cancello a mano. Come abbiamo fatto ieri a far partire il missile, quello. Apertura facilitata. Così, di nervo. Si vede che ha tutto a posto. A livello vertebrale lui sta benone. Dove siamo? Qui. Eccoli. Sono arrivati i Gino Pippis. Mancato? Sdeng. No, 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 no. Non ce devi provare. Azzaccagna. Aperto dal basso questo. La spallata. Uè, 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 uè. Cos'è sto casino? Come disse il mio professore di matematica, ma che è sta camurria? Credo fosse di Bolzano il mio professore di matematica. Bolzano Sud, credo. Salutiamo tutti gli amici di Bolzano Sud, che per noi bergamaschi era al limite della lingua straniera. Bergamaschi del 1984, soprattutto Chiron, che si sta dando da fare con un tizio. Ecco, vengo a dargli una mano, signor Chiron. Non si preoccupi, ci sono io. Tecnicamente Gears si è ispirato alla lore di Warhammer. Sì, Relic nel primo capitolo, che è del 2011, si è ispirata al gameplay di Gears of War. Sì, vero. Però, chiaro, è un'ispirazione reciproca. Sì, diciamo che il mood e il feeling di Gears sono presi da Warhammer, e forse a livello di gameplay, anche se non completamente, perché qui ad esempio non abbiamo coperture, non abbiamo nulla che è tipico del brand di Gears, c'è molto di condiviso, ecco. Qui c'è uno steampack, non so se l'ha preso lei, signor Maverick. Dobbiamo andare di qua. Non c'è più. Di qua, a posto. Come non c'è più? L'hai preso? Sì, sì. Ah, ok. Oh!
sbagliato. Ho tirato una frag per il nulla. Avanziamo. Buon salve Oscar. E grazie Oscar, ovviamente. Grazie per i 12 mesi. Buon anno, grazie. Un anniversario insieme. Grazie mille. As usual. Dai, che dobbiamo. Occhio che là c'è il tipo che spara tutte cose a ripetizione, rompiscatole, incredibile. Aspetta che... Poi là, perché mi sono bloccato? Ah, ok. No, no. Eh no, se ti dico di no. Ti dico di no. Eccolo. Là ce n'è un altro. Ucci. Patona. Dai con lo Sdeng. Sdeng. Molto bene. MacJB, grazie mille per i 21 mesi. Buonasera a tutti. Buonasera a te, caro. Bentornato. Qui dove dobbiamo andare? Qui, 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 qui. Eccoci. Ci addentriamo, signor Maverick. Lei che dice? Mi sembra un posto assolutamente... Party. Mi sembra un posto assolutamente tranquillo. Vedo solo morti impiccati, un simbolo del caos, cose blu che girano. Lancio la grenade. Non c'ho più la grenade, se no l'avrei fatto volentieri. Eccola la grenade. Però dimmelo, Gino Pippo, che non sei altro. Mi ha lasciato lì così a giocare con una granata. Eccolo. Oh oh. C'è qualcuno che non ha risposto, ha risposto all'in... Rispondessi Vuplay, non ha risposto col bigliettino, credo. Io intanto giustizio il più giustiziabile possibile. Oh, c'è, 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 c'è. Che lusso. Ce ne sono diversi di questi qua in giro. E qui a corto raggio con la spada a catena si fanno le belle robe. Chi è che ci sta sparando dalla ionosfera? Non lo so. Lo so. Lo so. Giocare a... Allora, i giochi di Warhammer ce ne sono veramente un sacco che spaziano in mille cose diverse, tutte uniche, fra virgolette, e ben congegnate. Alcune hanno avuto una realizzazione troppo lenta, come ad esempio Warhammer 40.000 Darktide, che concettualmente è molto figo, ma è uscito... tardi, con problemi, insomma. Ha avuto rogne. Sta attivando lei, signor Maverick? Guarda il signor Maverick come sdruma l'occhio. Credo si debba proseguire di là. Vediamo. Qua dalla porta, ok. Procediamo. Spare your ammunition for the real thing. Credo ci siamo, signor Maverick. Perché ci hanno detto gentilmente di tenere a mano le munizie. Quindi... Oh, cosa c'è qui? Questo l'orecchio è pesante, qua niente. Ho c'ho il batoccio, per vari steampack, cosi. Ecco, io ne ho due. Se vuoi qua ce n'è uno. Ho provato uno. Ma come stai messo a vita tu? Ho due steampunk e più o meno metà vita. Pigliatene uno e caricati del secondo steampunk. Vieni qua. Vai, vai. Trincatene uno e piglia questo. Questo qua. Ricarichiamo le munizie e partiamo aggressive. Ci sono anche delle grenade qui. Ah, solo una? Che sfiga. Vabbè, meglio di zero. Io mi butto. Sì, steampunk, dico steampunk, ma chiaramente sono gli stimolanti. Solo che sono già uscite delle battute infelici nella scorsa live di 5 ore. Mi sono tirato indietro la Rogue Trader, Marco, perché dura un milione di anni. Un Walker, sdruma, porte, sempre. Ma questa era un'altra roba che tra l'altro è molto vicina al nostro Mauro, tra l'altro. Non facciamo pubblicità di nessun tipo perché nessuno ci paga, ma ringraziamo il nostro Mauro comunque, che va sempre bene. Oh oh oh, non c'è, non c'è prova. Eccolo. Oh,
Oh, dovereggio! Vai col pestone! No, volevo il pestone! Ero corto col pestone. Queste sono delle mere illusioni. Oh! Ah, mio! Meno male, mi sono recuperato un botto di vita e due tacche. Oh! Dobbiamo andare... Dobbiamo andare subito da questo, perché questo è pericolosissimo! Ma dai, ma è venuto a prendersi lo Strumming e basta! Cioè, mi ha fatto fare il lavoro sporco e poi la Glory Kill se l'è presa lui! Signor Maverick! Pensavo fosse una persona meglio! Un altro, guardalo! Signor Maverick, guarda, adesso mi avvicino a questo. Oh, ce l'ho fatta, meno male. Ho perso però tipo metà vita perché il signor Maverick mi ha ciulato due glory kill così da sotto i piedi. Aspetta, che anche Chiron qua ne ha lasciato uno lui, non si sa perché. Vabbè. Trofeo, c'è il trofeo. C'è il trofeo? Ma che trofeo, scusa, mica siamo su PlayStation. Oh. Calma. L'achievement, per cortesia, perché qua poi... Ma l'hai platinato? Te possino. Parlavamo di chi è arrivato prima e dopo. Prima sono arrivati gli achievement, scusate. Diamo a Filippo ciò che è di Filippo, per cortesia. Ah, io li ho scorditi. Ho fatto una brutta scelta di tempo per intervenire su questo. Oh! No! Molto molto malissimo. Aia! Qualcuno è schiattato? Ma zio pera! Chiron, vieni! Bravo Chiron! L'hai achievementato? No, l'ho millato! Scusate, millare è parte del know-how tecnico-tattico del giocatore Xbox, per cortesia! È un gioco che ti fa dire, quando hai un attimo di respiro, con lo sguardo serio e arrabbiato, chi è il prossimo? Perché sconfitta? Sono morto per ferite critiche? Com'è possibile? Ah, ma ha sparato forse qualcuno. Aspetta. Riprendiamo. Tanto siamo qua. Ok. Signor Maverick, però, non mi sdrumi i pipotti che... Che mi ciula le glory kill e poi io resto a secco di armatura. Cioè, lei prenda il lato A, io prendo il lato B. Va bene. Guarda, subito. Stoppone. Sdeng. E giustizio. Zacchete. Ti do copertura. Porca loca. Ok. La frag è andata a buon fine, eh? Sì. Oh, veloce. Molto bien. Oh, vai. Mamma mia, preso. Chi è schiattato? Il buon Maverick, che è stato ressato prontamente da Chiron. Mamma, questi. Bullizzato, vediamo se. Orcio. Ah, ok, l'hai sdrumato, bom. Piglio la doppia granata stordente. Aspetta, che adesso arrivano ancora, Voilà, coriandoli. Sta salendo un altro gruppo, credo. Eccoli.
vai che l'ho stunnato. No, 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 no. Chi? Steve Brush, ciao, benvenuto. Questo lo sdrumiamo. Via. Questo lo piglio io. Ecco, comunque sì, effettivamente l'intelligenza artificiale, cioè Chiron nella fattispecie fa il wrestler, è tipo l'healer lui. Non fa danni, non spara, non giustizia, ressa. Basta. Nient'altro. Signor Maverick, può raggiungerci? Ecco, grazie. Si scende più a fondo. La seguo da molto... Sensei, addirittura. Ho preso dei ranghi che forse non mi spettano. La seguo da molto su YouTube ed eccomi qua. Benvenuto a bordo, allora. Bentrovato anche qui, allora. Grazie, ovviamente, della fiducia di tutti coloro che mi seguono su Twitch dopo avermi scoperto su YouTube e viceversa. Oh, oh. Aia. Aia. Qui da basso sembra la coda, sembra un po' l'aeroporto di Orio al serio qua sotto, credo. Forse no, forse no. Basta che non sia un ressatore professionista. Dai, dai, che ti sdrumo. E adesso, non t'allarga. Porca miseria, mi è partito un colpo. Scusa, ti ho sbruciacchiato la pettinatura, Gadriel. I miei bei capelli. Belli capelli, guarda, in effetti ti vedo. La messa in piega l'ho vista un po' compromessa, devo essere sincero. Eccoli. In effetti. Dai, intanto là in fondo fiamme, esplosioni, morte, distruzione. Quanti stimolanti hai, signor Maverick? Uè. Allora aspetta, uno me lo trinco e uno me lo piglio. Se sei full, piglia e trinca e piglia. Se non sei full. È quasi full, però. Vabbè, comunque restava lì, quindi. Proseguiamo, arriviamo in questa struttura che è proprio una tomba, stando a quanto ci ha detto il nostro amico. Io scommetto la mia goleadora alla frutta che uscirà al delirio qui dentro. Ecco lì. Ma sono io. Come posso essere io? I understand. Madre mia, oppla. Oh oh. Arriva Gino Pippos. Oh oh oh. Sdeng. Ah! Via, 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 via dalle mega esplosioni. Oh no, 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 via, 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 via. Oh, eccoci. Molto bene. Ho letto un link dove hanno intenzione di riportare la serie di Legacy of Kain sul River. Sì, 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 sì. Io l'ho letto diverso tempo fa questo rumor. Diverso 4-5 mesi fa. E quando succedono queste robe e quando non le condivido sul sito è perché ho un po' di dubbi. Cioè l'operazione nostalgia ci sta, ma se non rivitalizzano prima delle icone molto più storiche, tipo Banjo-Kazooie che non è ancora stato riportato in vita, io credo che altri franchise amati ma non così noti universalmente, credo che se la passino male. Potrebbe sempre essere, potrebbe sempre essere. Ho visto che erano arrivati del merchandising, robe simili. Ecco lì. Dai.
Ah, è arrivato Maverick con la contraerea. Hai preso il fucilotto con lo schioppo fotonico? No, è la mia ultimate. Ah, era la tua ultimate quella? Oh, mamma mia. Che cattiveria! Che badass! Sei veramente un badass. Ricarichiamo l'armor. Bambini, buongiorno! Ma chi sono sti pezzenti? Davvero? Tutto a posto? Tutto ok? Non è che c'è... Andiamo negli archivi. Ah ok, dobbiamo andare proprio più a fondo del fondo. Cosa? Munizie. Very important. C'è stimolante. Stimolante, io sono quasi full, mi manca un'attacca. Se sei messo peggio, piglialo tu. No, no, sto bene. Stai bene? Allora lo piglio io. Bom. Vamos. Hai ricaricato le munizie? Sì, sì. Mi raccomando, eh. Aleo. Io prendo il lato destro. Eccoci. Chiron è venuto a darmi una mano, ma si è dissolto il tipo. Ui, ui, eccolo. Stare molto sereno. Mamma mia. Oh, 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 oh. Tanto mi scudo. Quando sta? Eccolo. Lo circumnavigo? Non lo circumnavigo? Dove è finito? È sparito. Fatto. Diga. Fatto. Fatto. Bom, bom. Saliamo. Occhio come sempre, se troviamo in giro risorse preziose. Vediamo dove ci porterà. Qui non hanno distrutto nulla perché stavano studiando ste strutture. Eccoli qua a pregare. Amici, buongiorno. Stoppone. Mamma mia. Alley-oop. Eccolo. Quello lo abbiamo fatto. Tutto ok? Boh. Oh sì. Possiamo proseguire. Via, 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 via. Ho attivato la ultimate. Sdrum. Sdruming numero 2. Posto? Tutti in ordine, molto bene. Qui, oh, pistola Requiem. Siga. Munizie, munizie. Uè, 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 uè. Carichiamo il pistolone. Gli ho tirato una tarellata incredibile. Questi sono tutti... Ma...
No. Ah, sono illusioni. Sì, sì, sono illusioni. Ola! Il tizio l'abbiamo sdrumato easy. A parte che gli ho tirato una cannonata col fucile al plasma, una botta incredibile. Ok, giustiziamolo subito. Quanto sta durando di ore? In complesso io ne ho fatte, allora, la prima sera era solo il tutorial iniziale e poi abbiamo fatto PvE e PvP. Quindi, a parte i 20 minuti di campagna iniziale, non l'ho più fatto nulla. Ieri sera abbiamo fatto 5 ore e stasera siamo da un'ora operativi. Dovrebbe essere fra le 6 e le 8 ore massimo la campagna. Di qua. Non saremo molto lontani, perché a livello anche della storia dovremmo essere a buon punto. Come è ruento. Hai visto? Che sagacia, che verve. E che comfort anche. Aurora. It lays waste to the heretics. Where is he wrong? Guardali, guardali. Questi dobbiamo spattarli via tutti. Cogitation looks accurate. The Anduins have been thrice applied. It is loose. Blind to all but his work. Ci stiamo avvicinando. Eccolo. Ecco. Eccolo. Loose. Maledetto pezzo di Vlues. Lieutenant Titus, praise the Omnisire. Sì. In just a few minutes, you will bear witness to. You must stop this. Sire, please. I know you have concerns, but look. This is merely a taste of what the device is capable of. And I have seen the worst of what it can do. My lord. Eh sì. You must trust me. Sicuro, guarda. This has been my quest for knowledge. My life's work. Shut it down. Now. I will not. Aio. Deng. Ai 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 ai, si è barricato il signor Luz. Forgive me, lord. Time. Will reveal the purity of my intentions. Eccolo. Ha fatto Bubble. Adesso Hearthstone. Questo è Gul'dan, paro paro. È Gul'dan, è Gul'dan. È un faccia di Gul'dan questo. Eccolo. Eccolo. Non fare tanto il fichettino che... Già l'ultima volta. Ah, non gli hai fatto niente, faccia di serpente. Madonna mia, si è incazzato di brutto questo. Adesso tiriamo giù Gino Pippos. Anche lui si babbola. Ma tutti che fanno... Oh, madonna. Un personaggio poco incline al dialogo, così a giudicare da una presentazione squisitamente estetica, basato sulle prime impressioni, vedo che avremo di che sparare qui, così è idea, eh? Mamma mia, mamma mia! Dagli sbang, bang! Vado col mega polpo! Immagino che le granate stordenti non servano assolutamente a un fico secco. Chiaramente Colenso. È Colenso pugno notturno, proprio lui, incredibile. Ancora, anche qui. Non ci si può credere a questa cosa, veramente inaudito. Ecco, io un quadrettino di armatura la prenderei anche volere. L'allero. Io ho una stun grenade la tiro, ma... Madonna mia! Vado con l'ultimate, altrimenti qua finisco sottoterra, my friend. Mi piglio un po' di...
piglio un po' di vita e poi torno nella mischia. Non è che ne abbia presa proprio tantissima. Mega colpo. Gli ho fatto male, eh. Urca loca anche lui, però. Ah, che male! Il martellù! Il martellù! Che male che mi ha fatto! Kairon, vieni a ressarmi tosto! Grazie, Kairon! Il wrestler professionista è arrivato giusto giusto per prendersi la kill. E non farla fare a Maverick, soprattutto. Maledetto! Oh, guarda, una bella ginocchiata in faccia! L'abbiamo smandibolato? E qui è un rodeo sulla mandibola. Abbiamo staccato la sua testa microscopica. È stato un bel fight. Ma poi c'è lui. Ammunizioni nella campagna come siamo messi? Scarse come le missioni l'altra sera? No, 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 ce n'è. Non è detto che si debba giocare per forza al primo. Cioè, nel senso, sì, chiaramente sarebbe meglio. Ma come mi diceva anche Marduk, diceva appunto Marduk, giusto? Murdoch diceva appunto che la lore va avanti dal 1982, quindi potrebbe essere difficile fare un recupero per giocare Space Marine 2 in strette tempistiche. Qui adesso è stato dissolto. Non è stato dissolto. Non può esistere qui. Beh, però il cap potrebbe studiare la lore. Non ci prova. No, non ci prova. No, no, ma vedi che dopo che... Oh, oh. Che succede? Ah. Aia. È stato fregato. Ah, la barriera non c'è più. E si scoprì che tutto ciò che lui sapeva in realtà era un piano ordito da Imura. Addio. Ciao. E adesso la bolla ce l'ha lui. No! Si è ciulato il manufatto. Sì, tornate subito in superficie. Mi viene male sepolto da un milione di mila tonnellate di roccia.